Sgarri è arrivato nell'US San Salvo. Innanzitutto, che situazione ha trovato? Come sta la squadra? Ma con molta onestà ho fatto due sedute di allenamento, vedendo la classifica si può pensare ad una squadra in emergenza, dismessa, invece queste due sedute di allenamento mi hanno rincuorato. Infatti la domanda più ricorrente che faccio ai ragazzi è come mai si trovi in una situazione del genere. Evidentemente non hanno avuto una presenza mentale in questo inizio di campionato giusta e stiamo lavorando da su quella. Lei ha giocato anche in settori giovanili grandi, famosi come quelli della Roma e della Lazio, sa quindi anche come gestire o come dovrebbero essere gestiti dei giovani, soprattutto in queste categorie. L'US San Salvo ne ha diversi in squadra, quindi questo può essere un punto a suo favore, un punto di forza. Sì, è una squadra molto giovane e lavorare con i giovani ha i suoi vantaggi e i suoi non vantaggi e i suoi contro. I vantaggi sono che se trovi il giovane intelligente che ti ascolta, uno mette la propria esperienza calcistica al loro servizio e allora la crescita del ragazzo sarà più veloce ed immediata. Se invece trovi il ragazzo che è indolente e non ha voglia di ascoltare, allora la situazione si fa più complicata. Però mi sembra che qui a San Salvo ci siano dei ragazzi intelligenti, sono dei giovani che ascoltano. C'è da lavorare sulla testa per migliorare la classifica attuale. Il campionato è già iniziato, arrivare in un campionato in cui una squadra comunque non si trova benissimo in classifica, con dei tifosi che chiedono qualcosa di più, una piazza comunque calda, non è semplice, è sicuramente una sfida per lei come mister. Le sfide hanno sempre fatto parte della mia vita sportiva calcistica, prima da giocatore e adesso da allenatore. Nel mio DNA c'è sempre stato il subentro. Nel mio passato sono subentrato parecchie volte e ritorno a dire se riesce a instaurare quel rapporto vero di fiducia tra allenatore, tra staff e giocatori e società, credo che il San Salvo nel giro di pochissimo tempo si troverà in una situazione più serena e più tranquilla. Diversamente ci sarà da allettare, però ripeto, sono molto fiducioso sul proseguo del nostro campionato.